Fabrizio Terrile, la sua lanterna Taekwondo, come sempre protagonista per 3 giorni alla Festa dello Sport. Comincerete venerdì con i ragazzi della scuola e delle scuole, sabato tanti appuntamenti e poi si chiuderà domenica con le lanterniadi. Inizieremo la festa addirittura il venerdì sera al Galà con la premiazione di un nostro atleta, Alessandro Dermidov, che ha vinto l'argento agli italiani. Venerdì pomeriggio saremo presenti in Arena delle Stelle con le scuole dalle 3 alle 7 del pomeriggio, sabato palco mezz'oretta dopo pranzo, poi di nuovo Arena Stelle e domenica sotto il tendone delle feste le lanterniedi con annessi gli esami del passaggio a cinture di tutti gli allievi della scuola. Sarà un altro bel impegno, ci siete sempre, perché volete continuare questa avventura nella Festa dello Sport tutti gli anni, tra l'altro tutti gli anni in maniera sempre più importante? È sicuramente una vetrina di cui ormai non possiamo fare a meno, il taekwondo è in crescita, le Olimpiadi, ma avere una vetrina così importante al Porto Antico è troppo bello per i ragazzini partecipare, è troppo importante per la nostra visibilità.